Droga, estorsione, ricettazione, blitz della polizia a Catanzaro contro l'andrangheta, 62 arresti, l'operazione messa a segno anche grazie al coraggio degli imprenditori che si sono ribellati. Seguiamo Fenezia Calluso. La sorpresa di questa indagine è la scalata di un clan rom stanziale nella zona sud di Catanzaro, un tempo manovalanza delle cosche, ma che da una decina di anni ha conquistato il suo spazio con una serie di reati, spaccio, estorsioni e anche omicidi, tanto da arrivare a stringere patti con l'andrangheta tradizionale. Per la prima volta si contesta a questa etnia rom il reato di estorsione, traffico di droga. E riusciamo a intercettare, siamo riusciti a intercettare dei riti di affiliazione, quindi una struttura, una vera e propria struttura mafiosa. Il blitz della polizia ha dimostrato che non esistono fortini inespugnabili. Il commento del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita: la città è stata liberata da quella che gli inquirenti definiscono una cappa mafiosa, anche grazie al coraggio degli imprenditori che hanno rotto il silenzio. Finalmente vediamo una reazione di parte delle decine di imprenditori sottoposti e vessati da questo genere di estorsioni. Che si rivolgono allo Stato, credono nello Stato. Grazie a questa indagine, prosegue Messina, molti imprenditori si sono affrancati da una situazione di assoggettamento.